Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Questa volta non è un tutorial, ma voglio parlarvi dei colori a freddo per il vetro. Avevo già fatto un video all'inizio in cui parlavo di questi colori, ma voglio rifarlo, soprattutto perché la collezione è aumentata in numero e anche in marche, in brand diversi, con quindi diverse caratteristiche. Farò poi anche un video su quelli a caldo, più o meno li avete già visti, sono quelli colori e sono quasi tutti quelli della Pebeo, colori lucidi, brillanti. Poi hanno fatto da poco quelli opachi, ma ne parliamo poi. Allora, a freddo questo è quello che utilizzo e i vari colori vengono anche mescolati e vi dico le varie cose in base alla mia esperienza. Allora, parto dal primo, che è questo colore qua, nero, della Ferrario. Non so se si vede bene. Allora, questo vi devo dire, l'ho usato poche volte perché l'ho acquistato da poco tempo, quindi aspetto nel dirvi è buono o non è buono, oppure colora magari di più o di meno rispetto ad un altro. Voglio utilizzarlo ancora un po' di volte e poi piuttosto vi faccio un video apposito solo su quello. E se mi trovo bene, ovviamente prenderò altri colori. Al momento ho preso il nero perché quello della My Mary è giunto quasi al termine. Quindi questo lo archiviamo già. Passiamo invece agli altri. Allora, Pebeo, ne ho tre. Allora, questo è un medium glitterato, che vedete da sotto. Bisogna agitarlo per bene. Il medium va a mettersi praticamente quei brillantini, su non so quanto possiate vedere. In ogni caso rimane trasparente con questi brillantini argentati all'interno. Mi trovo bene, si asciuga ovviamente anche in fretta. Va bene come rifinitura, cioè io ho già dato un colore, vado ad applicare questo medium al di sopra, sia sui colori Pebeo che altri colori, non fa nessuna reazione. Almeno con quelli che ho io non è successo nulla ed è bello l'effetto, soprattutto poi adesso che ci avviciniamo alle feste, dare qualche colorino un pochino così brillantinato, secondo me è carino. Poi, sempre Pebeo, ho questo che è il numero 19 e si chiama Violet Rouge, che non è proprio un viola, è più un vinaccia, secondo me. Adesso vi faccio vedere. Vedete che non è proprio un viola scurissimo, sembra scuro qui, ma una volta steso non è così scuro. Allora, ne basta una passata quando lo utilizzate, se lo prendete puro così, senza diluirlo ovviamente col diluente sintetico, andate pian pianino, quindi lasciate che il colore scenda da solo dal pennello, vi rimane proprio la linea netta. E quindi non lascia particolari trasparenze. Se invece utilizzate un pennello piatto, tipo questo, no? E andate a dare il colore proprio molto velocemente, vi lascerà solo la patina su questo violetto colorata. Come solito si asciugano in 12 ore, più o meno è il tempo uguale, qui dice 10, ma 12 secondo me è meglio. Durata buona, ovviamente l'odore per quelli a freddo. Sapete, non sono a base d'acqua, quindi ce li teniamo così. Ed è brillante, rifinitura brillante. Sempre della stessa linea, stessa casa e tutto, il numero 11 Brune, che è un marrone caffè proprio, color caffè, bello. Stesse caratteristiche del precedente, mi trovo bene. Vedete, l'unico problema è che faccio fatica a trovarli questi a freddo. Sto facendo un pochino fatica. Se per caso qualcuno sa in zona Cuneo, se conosce dei rivenditori che vendono Pebeo a freddo, mi fa piacere. E procediamo. Passando alla My Mary. Allora, la My Mary è la prima marca che ho acquistato e che ho trovato, si trova anche questa molto facilmente. Ho i tre colori: nero, il rosso e il blu. Allora, nero,
nero, non c'è nient'altro da dire, il numero 530. Sono molto più densi rispetto a quelli della Pebeo, sono molto più coprenti, se, io dico puri, non, senza essere diluiti. Però sono molto buoni allo stesso tempo, secondo me. Il rosso numero 166 Carminio è molto bello, è un rosso scuro, quasi un rosso indiano per capirci. Io adesso sto guardando, ma non ho nulla da farvi vedere che possa avere quel rosso. In ogni caso, se andate nelle mie creazioni lo trovate puro. Se avetevi bisogno, poi vi metto le foto. E poi il blu, qua è successo un danno, comunque blu 360, bello intenso, anche questo sempre coprente, della stessa linea Idea Vetro. Sono buoni, secondo me, da riprendere tranquillamente. Io solo questi tre colori, proverò anche il giallo e il bianco. E vi dirò, ma credo che non cambi la cosa. E invece, altra marca, Marabù. Avevo comprato questi due, il giallo e il bianco, proprio perché erano i primi insieme a questi tre. Che no, appunto, non avendo trovato il giallo e il bianco, li avevo invece trovati della Marabù e ho detto, va bene, proviamoli. Allora, vabbè, il bianco non guardate perché ormai è finito, comunque era proprio bianco bianco. Sono più liquidi, sono una via di mezzo tra i Mameri e i Pebeo. Sono abbastanza coprenti, anche lì è proprio una via di mezzo tra i due. Si asciugano però molto più in fretta degli altri due. Ho notato questo, quindi se dovete lavorarli sulla superficie di vetro diventa un pasticcio, nel senso che voi mettete il colore sulla superficie e questo inizia subito a fare la patina al di sopra, quindi non potete aggiungere degli altri colori, altrimenti vi lascia proprio quello strato al di sopra, la pellicina si forma e quindi diventa proprio un pasticcio poi lavorare il colore. Quindi questo è il bianco numero 420. Ah, e vanno mescolati molto molto bene questi, proprio mettere un stuzzicadenti o qualcosa e girare un pennello e girare bene bene bene, perché come vedete si deposita molto al fondo il colore, mentre gli altri basta scuoterli come ho fatto prima e va benissimo. E poi ho preso questo giallo che riprenderò perché è magnifico, è il numero 421, è un giallo, non si vede perché, vabbè, se si vede da qua, è un'ambra. Color ambra, molto bello, è abbastanza trasparente, quindi se andate a dare solo una mano, se volete un colore bello acceso non basta, piuttosto aspettate che si asciughi e lo ridate puro di nuovo e comunque rimangono brillanti, sono veramente belli. E poi una pasta che sto utilizzando è questa di Le Franche Bourgeois ed è una pasta di piombo color argentata metallizzata ed è a freddo, quindi pasta di piombo a rilievo, quindi per fare i contorni, niente, si fa essiccare all'aria e basta, semplicemente così. L'ho già vista anche della Pebeo, la proverò sicuramente in futuro, io al momento ho questa e mi sto trovando comunque bene. E niente, quindi questo è tutto. Se avete domande, se volete sapere qualcosa in particolare o non so chiedete pure, lasciatemi un commento, scrivetemi su Facebook, in qualche modo mi trovate, tanto su Twitter, dove volete voi. Un'altra cosa, io questi colori qua, le prime creazioni ho iniziato a farli con questi, perché questi colori avevo trovato, soprattutto questi. Successivamente mi sto trovando bene con quelli a caldo, molto meglio, anche perché sono all'acqua, quindi anche per l'odore, per tantissime cose, sono molto più pratici per tutta una serie di cose, e quindi questi li sto utilizzando solo più per i quadri. Nelle creazioni lo troverete solo più per i quadri. Ho deciso di appunto fare in questa maniera, a meno che uno non mi richieda una qualche creazione e mi dica no con il colore freddo, perché comunque il colore freddo donano una trasparenza, è un'altra cosa rispetto al colore a caldo, anche se il colore a caldo può essere diluito, ci sono anche lì tante sfumature che si possono dare, ma secondo me il colore a freddo rende di più la trasparenza del vetro e più appunto modifica di meno questa caratteristica peculiare del vetro, poi va a gusti, però a livello pratico capite che se io non posso dipingere un piatto da portata con questi colori,
Cioè, un conto è se uno lo prende, lo mette lì in centro al tavolo e fine, passa la polvere, ogni tanto toglie e finita. Ma non puoi mettere nella lavastoviglie, non lo puoi lavare se non con acqua e molto delicatamente, perché comunque il colore è solo al di sopra, diciamo. Quindi anche per quello si può graffiare molto più facilmente. Ecco perché ormai di Poi solito li ho io lasciati usarlo per per i quadri, quadri, perché sono i quadri sempre difficilmente. dell'Apebeo. Perché sono dei colori un pochino particolari, cioè io li ho trovati, ma non è così facile, ho scoperto che non è così facile trovarli anche su internet. Allora, sono sempre della Pebeo, ve li ho già fatti vedere in un video, e sono vitrai, cioè danno questo effetto antichizzato, no? L'effetto appunto craquelé. E voi trovate questa confezione qui, messa con questo all'interno. E appunto all'interno voi troverete due medium, anche questo ve l'ho detto ma meglio ripetere. Allora, medium step 1 e step 2. Il primo, voi avete il vetro, stendete il colore, rigorosamente bebeo a freddo, quindi io ho fatto col viola o col marrone, e stendete prima che il colore si secchi del tutto, quindi aspettate una mezz'oretta. Quando il colore non è ancora del tutto asciugato, mettete il primo medium, che comunque è liquido, vedete? È un color ambra abbastanza scura. E lo mettete al di sopra. Dopodiché aspettate un attimo, che è quello che dà l'effetto craquelé in realtà. Aspettate un pochino, quando anche lì, anche se non è del tutto asciutto, comunque voi nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, vedete già l'effetto che sta venendo fuori. Mettete il secondo medium, che anche questo vedete quasi uguale all'altro, forse un pochino più scuro, ed è il protettivo, in modo tale che andando praticamente il primo medium a muovere, cioè a dividere il colore, e quindi potrebbero formarsi delle linguette, il colore staccarsi più velocemente. Il secondo va a riempire, però rimane trasparente, quindi non altera il colore, va solo a dare una rifinitura comunque sempre lucida. Ecco perché io utilizzo questi lucidi, che rimangono appunto brillanti.